Allora, innanzitutto desidero ringraziare la redazione d'Interno 18 per l'istituzione di questo taccuino periodico che dà la possibilità, al di là del Consiglio Comunale che può essere sentito da poche persone, dà la possibilità della voce e dei problemi che ci sono in città e di quelle che sono le programmazioni dell'amministrazione. È un buon progetto e oggi pensiamo di affrontare gli argomenti contingenti, quelli più importanti che affliggono un po' le problematiche cittadine. Argomenti che sono stati valutati nell'ultimo Consiglio Comunale dell'altro ieri e che riguardano la questione Icaro, questione parcheggiatori, perché dopo l'informativa tipica della Prefettura giunta in alcuni comuni del Napoletano e del Casertano, anche Santa Maria ha ricevuto da qualche giorno tale informativa. Sebbene però tali informazioni l'amministrazione e il sindaco ne erano ben a conoscenza dopo le note, i comunicati stampa sugli organi di informazione locali e sui giornali online. Per cui già è un mese che questa, sto un mese e mezzo che si conosce tale problema. Comunque l'informativa è arrivata qualche giorno fa e mentre alcuni sindaci hanno operato tempestivamente in modo puntuale sulla revoca dell'appalto al consorzio Icaro, il comune di Santa Maria ancora ad oggi, nonostante le pressioni forti dei cittadini, dei consiglieri comunali di opposizione che hanno raccomandato fortemente di prendere provvedimenti, ancora oggi non è stato preso nessun provvedimento. Su questo noi, al di là del motivo occupazionale che tutti penso non sono sensibili e che rimedi ce ne sono, rimedi forse anche più importanti, ricordo a me stesso che tale problema era forte anche 3 mesi fa, quando si è passati dalla cooperativa parcheggiatori Sammaritani alla cooperativa San Paolo. In effetti è stato un passaggio sulla carta, ma in quella fase, già 3 mesi fa, si poteva programmare, si poteva provvedere a una gestione in-house, si poteva provvedere a una società a capitale pubblico. C'erano dei rimedi, ma ricordo che in quella fase si è umiliato anche la posizione lavorativa dei dipendenti dei parcheggiatori, perché si è proceduto da un contratto a tempo indeterminato a un contratto a tempo determinato. Si è proceduto a una diminuzione forte dello stipendio, perché parliamo oggi di 378 euro mensili, e parliamo di una precarietà forte. A questo i rimedi ci sono, non vedo perché altri sindaci di altri comuni hanno provveduto prontamente nel segno della legalità e della trasparenza, perché non possiamo dire di temporeggiare neanche un solo giorno per il problema occupazionale. Il problema occupazionale va tenuto conto di pari passo con la legalità. Io lo faccio e provvedo con un programma. Questa l'abbiamo segnalata, speriamo che nel più breve tempo possibile l'amministrazione sammaritana prenda dei provvedimenti, perché già siamo fuori tempo massimo. Altro argomento importante che abbiamo affrontato in Consiglio Comunale è la questione erogazione di contributi per le persone indigenti. Ben venga l'aiuto a persone indigenti, ben venga ma fatto però con un criterio. Non sono state date risposte, a mio avviso, da parte del sindaco e dell'amministrazione. Non si può dare un contributo senza una relativa graduatoria. Vi è un regolamento per l'erogazione di contributi, ma contempla anche che vi sia una graduatoria. Non posso dare ad personam, e chi scelgo io per motivi che non sono quelli diciamo, che seguono dei parametri di equilibri, che
che sono la posizione reddituale, se sono la posizione del nucleo familiare. Va seguita una graduatoria. Questo sperpero di denaro pubblico perché vanno dati contributi, che seguono altre scelte. Altro argomento importante è che denota, mi faccia passare, un'incapacità e un'impreparazione a livello di esecutivo e a livello probabilmente dirigenziale, anche se io personalmente nutro una certa stima verso alcuni dirigenti. È la questione nomina dirigente dei servizi sociali che è avvenuta qualche mese fa sulla scorta di una delibera che prevedeva l'impegno di spesa sul non rinnovo al comandante dei vigili urbani. Quando il comandante dei vigili urbani non gli è stato rinnovato il contratto, tale risparmio di spesa ha permesso di nominare un altro dirigente. Già dall'inizio lamentai questa situazione, nel senso che il dirigente dei servizi sociali non si doveva provvedere già allora sulla possibilità di risorse interne che coprissero questo ruolo, che non è dirigenziale ma funzionario, possiamo dire. Oggi avviene la stessa cosa, il comandante dei vigili urbani torna e quindi quel risparmio di spesa che si era ottenuto ora come viene pagato? Benché vi sia dichiarato dal dirigente che vi è la copertura, ma ciò non giustifica assolutamente la possibilità, secondo quanto detto e normato da Brunetta e sulla Spending Review, prima di nominare un ulteriore dirigente vado a esperire e a richiedere se le risorse interne ci sono e se sono disponibili. Ciò io non so se è stato fatto. Penso di no, e in tale senso anche questa nomina delle due l'una, dobbiamo scegliere anche questa oggi con la crisi che c'è, con le risorse economiche così poco, bisogna guardare anche il centesimo perché ne va delle tasche, ne vanno a subire le tasche dei cittadini.